Dio, come nata a cambiare? Oggi, ma vi ricordate pure l'orario? A che ora siete nata, vi ricordate? A che ora? Stavano passando 30 anni. No, veniva davanti al comune, Gagliardi Carmine. Gagliardi Carmine, sindaco del comune di Caggiano. È comparso il signor Adesso Gennaro D'Onofrio, di anni 26, contadino, domiciliato in Caggiano, il quale mi ha dichiarato che alle ore antimeridiane 10 e minuti 10 del giorno 3 del corrente mese anno dicembre, in via San Pietro, al numero 45, da Cucciarelli Caterina di Giovanni, contadina, una bambina, naturalmente di sesso femminile, che presenta i nomi di Vincenza e Caterina. Saluto i sindaci Massimo e Modesto, Polla e Caggiano, Don Paolo che vedo. Voglio rammentare, anche per giustificare la nostra presenza come centro sociale anziano di Caggiano, che l'articolo 6 del regolamento per il conferimento del riconoscimento civico denominato Caggiano nel cuore prevede che lo stesso possa essere assegnato anche ai caggianesi che compiono il 100° anno di età, che hanno dimostrato attaccamento al paese di origine. Per questo motivo oggi noi del Centro Sociale Anziani di Caggiano, qui rappresentato dal sottoscritto e dal componente del comitato di gestione Cucciarelli Alfredo, perché siamo là, nonché dal tesoriere Cucciarelli Nicola, ma credo che siano unitamente ai rappresentanti, al rappresentante dell'amministrazione comunale di Caggiano, ci troviamo qui per formulare sentiti e felici auguri a zia Vincenza, a tutti i suoi familiari, in particolare ai figli Agostino e Caterina, grazie, nonché a tutti i suoi parenti, per il raggiungimento del prestigioso traguardo dei 100 anni. Attraversare un secolo e poterlo testimoniare fanno di zia Vincenza un monumento vivente, una presenza equilibrata e serena, un riferimento insostituibile per quanti la conoscono. Inoltre, nell'arco di questo secolo, pur avendo visto epidemie dalla famigerata spagnola fino all'attuale Covid, conflitti mondiali, carestie, terremoti, ha saputo sempre mantenere intatti i valori morali, l'onestà, l'attaccamento al lavoro, alla famiglia, alla propria terra, affetti sinceri che ancora oggi gli fanno risplendere gli occhi e che nonostante ciò ha saputo portare avanti la speranza di un avvenire migliore da consegnare alle future generazioni. Prima di procedere alla consegna della targa ricordo del Centro Sociale Anziani di Caggiano, rinnovo gli auguri commossi e affettuosi di buon compleanno a zia Vincenza, ai suoi familiari, ai suoi parenti, da parte di tutti i soci del centro stesso. E ringrazio tutti voi per la presenza e per averci consentito di essere qui in questa meravigliosa ricorrenza. Grazie. Grazie. A tutta la famiglia, i figli, i nipoti, tutti quanti voi parenti. A nome personale dell'amministrazione di Polla, oggi in delegazione rappresentata dall'assessore Federica Mignol e dalla consigliera Luisa Trafoce. Quindi siamo davvero orgogliosi ed onorati, ecco, di avere una nostra concittadina centenaria nella nostra comunità di Polla. In verità solo 2 mesi fa abbiamo festeggiato un'altra centenaria, quindi insomma, questo è di buon auspicio, ecco, anche per il futuro e per guardare tutti insieme, ecco,
con prospettiva anche all'avvenire di tutti quanti noi. Quindi io lasciamo questa pergamena unita all'omaggio floreale, sì, con delle rose, così come abbiamo fatto, sì, anche, sì, per, grazie, il passato, perché la rosa, sicuramente ce ne sono tanti fiori, tanti bei fiori, la nostra natura ci offre tutti questi fiori così belli, ma la rosa a nostro avviso ha sempre, ecco, un simbolo molto bello, un fiore molto bello, e vogliamo, ecco, che questa rosa che risplenda in questa casa, nelle vostre case, nei vostri figli, dei vostri parenti, possa risplendere in tutta Polo ed anche in Caggiano. Quindi lascio anche la nostra pergamena ricordo alla signora adesso Vincenza Caterina in occasione del 100° compleanno. Porgiamo gli auguri più sinceri per l'ambito traguardo. Onorati di averla come nostra concittadina, per la lunga vita trascorsa nella nostra comunità, per aver condiviso con tutti la conoscenza, l'esperienza e credo soprattutto l'amore. Quindi auguri, auguri a tutti. Grazie. 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 Grazie.